Nuova edizione di Arte News, ho dedicato due opere, due disegni, due grafiti a un grande sognatore, un grande pensatore, un grande poeta che ha fatto sognare intere generazioni. Parliamo di Neruda, nato il 12 luglio del 1904 a Santiago, Cile, muore il 23 settembre, riuscì a vedere il colpo di Stato avvenuto l'11 settembre del 1973. È stato un poeta, un diplomatico cileno, considerato uno dei più importanti, una delle più importanti figure della letteratura latinoamericana. Nel 1971 riceve il premio Nobel per la letteratura. E il poeta, quando scriveva, usava una penna di colore verde. Era nell'animo dell'estro creativo del poeta. Anche il colore per lui era importantissimo. Conosciuto per la sua adesione al Partito Comunista, nel 1969 Neruda fu indicato come presidente della Repubblica Cilena, ma rifiutò. Mentre attendeva di poter espatriare, andare in Messico, il poeta si aggravò e venne ricoverato presso la clinica di Santa Maria di Santiago. Il 19 settembre morì 4 giorni dopo, all'età di 69 anni. Ufficialmente muore per tumore alla prostata, ma secondo le testimonianze del suo autista e guardia del corpo fu assassinato. Neruda terminò l'ultima poesia forse prima di morire. Disse che si sentiva male, secondo le parole riportate dalla moglie. Alcune persone erano entrate nella stanza, nella sua camera, dove lui era ricoverato. Avevano iniettato qualcosa all'addome. Disse che si sentiva male. Secondo le parole riportate dalla moglie, quando l'autista e la moglie arrivarono, trovarono il poeta che era ancora molto indebolito, ma comunque in discrete condizioni. All'improvviso febbre. Neruda mostrava segni di arrossamento dove gli era stata iniettata l'iniezione. E anche l'infermiera di Neruda, citando voci in corridoio, sostenne che si trattasse di omicidio. Finalmente, tumore, insufficienza cardiaca dai medici, parliamo del periodo della dittatura. Il 13 febbraio mentre del 2023 suo nipote, in una conferenza stampa, che dichiarò che il poeta era stato avvelenato tramite tossina di botulinica. Secondo un comitato scientifico internazionale realizzato da esperti della canadese Master Università e dall'Università di Copenaghen, i batteri trovati sul corpo, nelle ossa del poeta, dello scheletro di Neruda, non ci dovevano stare. Quindi Neruda ufficialmente, diciamo che ufficialmente è stato avvelenato, come dalla conferenza stampa, e quindi c'è questo grande mistero della morte di Neruda. Sappiamo che Neruda muore a 69 anni, ma Neruda ha lasciato una grande testimonianza, ha lasciato un grande patrimonio di parole, grande poesie e soprattutto una grande ricchezza per l'umanità.
alla prossima, per il prossimo episodio di Art News. E ricordatevi, ragazzi, se volete scrivere in questo canale, se volete fare le domande, come nascono i disegni, come che cos'è la pittura di impegno civile, sono a vostra disposizione. Alla prossima.